Cari amici, pace e bene, siamo di nuovo qui all'angolo del convento con un ospite, ogni ospite è eccezionale, ma diciamo che quello di oggi è un po' più eccezionale di altri. È Don Fabio Trudu, la prima intervista televisiva, credo. Sì. Benissimo, allora benvenuto due Grazie. volte. Don Fabio Trudu, sacerdote della diocesi di Cagliari. Adesso impareremo a conoscere di più tutta la sua lunga biografia, nonostante la giovane età. Don Fabio, tu sei nato nel 1961, mi pare, a Decimo Decimo Mannu, anno. vicino a New York. È grande, Decimo Mannu. Senti, cosa, a Decimo Mannu cosa c'è di straordinario, di caratteristico? Decimo Mannu, decimo come comunemente viene chiamato, è conosciuto per la festa di Santa Greca soprattutto, una festa che attira tanti pellegrini da molte parti della Sardegna. Senz'altro sono molto affezionati a Santa Greca pellegrini del Sulcis, i cagliaritani. Forse la sagra più, a parte Santo Efisio, Sì, direi che è nel la più Campidano sentita, le la più sagre frequentata. sicuramente sì. Si festeggia per 3 volte l'anno, la più conosciuta è quella più grande che si svolge a settembre, l'ultima domenica. È veramente richiama folle molto imponenti, si Ma calcola richiama circa. per tutto ciò che c'è intorno alla festa religiosa. Per tutto ciò che c'è intorno, ma anche per quello che c'è al centro. Sì, Cioè la la chiesa. chiesa, certamente. Sono tante persone che visitano la chiesa. Addirittura la sera, vorrei dire la notte, quando si chiude, bisogna invitare con una certa energia le persone a uscire dalla chiesa, perché se si lasciasse aperta il flusso sarebbe Senti, ma continuo. visto che ne stiamo parlando, questa Santa Greca, cosa sappiamo di lei? Di Santa Greca è Era greca di stata. origine? Questo vuole la tradizione, in realtà abbiamo la lapide della sua tomba, di cui La decima. che è custodita nella chiesa di Santa Greca, e questa lapide parla di una giovane morta all'età di 21 anni con la sigla BM, che potrebbe essere Beata Martir, ma anche Bone Memorie. La tradizione ha voluto che fosse interpretata come la lapide di una martire, però è importante il fatto che in età medievale, questo è attestato dai documenti d'archivio, a Decimo Mannu ci fosse un monastero femminile di monache di Santa Greca. E questo è un dato storico molto, molto importante, perché parla di un culto che ovviamente è molto precedente. Se All'epoca, diciamo che la Sardegna faceva parte dell'impero d'Oriente e quindi certo. tante devozioni, sono derivate dall'Oriente. Sì. Quindi anche questo si potrebbe No, dire no, così. perché essendoci questa lapide si parla di una tomba dove il corpo della santa è stato deposto. Allora una lettura storica ovviamente non può essere provata in modo assoluto e certo, ma una delle letture storiche più attendibili è che questa lapide custodisse proprio il corpo della martire. Greca perché Beh, qui siamo nell'ambito della nell'ipotesi. tradizione, la si vuole di origine greca, di una famiglia comunque che era trapiantata a La Decimo. devozione a Santa Greca è presente anche nelle famiglie? Sì, presente nelle famiglie, il nome greca è abbastanza diffuso, oggi magari un po' meno che un tempo, però è sicuramente diffuso. Ben, Don Fabio, tu sei dottore in teologia. In In liturgia, esattamente. liturgia. È il tuo, come dire, il tuo pane quotidiano, anche come Direi, sacerdote, beh, questo come sacerdote e come cristiano, ma così ma come come tutti noi cristiani. competenza, la liturgia è il tuo forte, la tua specializzazione, la tua sensibilità per la liturgia è nota. Me ne sono appassionato quando studiavo teologia. E qui devo citare anche il nome di un sacerdote che all'epoca era viceparroco proprio a Decimo, Don Mario Ledda, che aveva studiato anche lui liturgia e mi ha contagiato questa passione.
che è rimasta. È rimasta. Eh sì, e grazie a Monsignor Alberti ho potuto coltivarla anche a livello accademico di studio, perché l'ho studiata a Roma. Esatto, sì, dove? Sì, è stato lui che mi ha mandato per studiare a Sant'Anselmo. Okay. In Italia è uno dei pochi centri dove si può studiare la liturgia a livello di specializzazione, di licenza. Se dovessimo dire una parola anche per i nostri telespettatori, a che punto siamo con la riforma liturgica in Italia? Con la riforma liturgica abbiamo fatto molti passi avanti e ovviamente ce ne sono tanti altri da fare. Sicuramente abbiamo fatto tanti passi avanti perché vorrei dire che il popolo si è affezionato ad una liturgia che sente vicina. Questo direi il grande contributo della riforma liturgica. Se pensiamo che precedentemente il popolo doveva attendere alle proprie devozioni per pregare durante la liturgia, possiamo dire che questi decenni di riforma liturgica hanno aperto un tesoro, uno scrigno, e il popolo può godere di questo tesoro. Pensiamo all'importanza della parola di Dio nella liturgia. Beh, in italiano. In italiano, certamente. In italiano, e quindi la lingua parlata, la lingua che è sentita dalle persone, ma anche da un punto di vista quantitativo e qualitativo. Prima, nella riforma liturgica, la domenica si leggevano due letture che poi venivano proclamate ancora durante tutti i giorni della settimana. Adesso abbiamo tre letture, un ciclo triennale, durante la settimana altre letture che sono diverse. Voglio dire, partecipando alla domenica, ma anche quotidianamente alla liturgia, ci si può abbeverare a quella grande fonte che è la parola di Dio in grande abbondanza. Questo è veramente un grande contributo della riforma liturgica. E visto che parliamo appunto della lingua, si può chiamare volgare, insomma, la lingua parlata, il popolo, sì. Non si può pensare anche a introdurre il sardo nella liturgia? Ci sono stati dei tentativi a livello di studio. Soltanto a livello di studio. C'era una commissione che stava studiando sia in relazione alle scritture, ad una possibile traduzione in sardo e poi all'inserimento nella liturgia della lingua. Per quanto riguarda le preghiere liturgiche in senso stretto, non ha sortito, penso che ci si sia fermati. Altre regioni in Italia con una particolarità linguistica come noi sardi, penso al Friuli, hanno invece la possibilità di celebrare nella loro lingua. Noi forse siamo stati poco tenaci in quel momento in cui era possibile cavalcare l'onda. Sì, e allora, tra i vari incarichi che hai avuto, c'è quello di cappellano degli emigrati italiani in Germania. Mi risulta che hai passato diversi anni. 7 anni esattamente, sì. Sono stato a Norimberga. Le comunità italiane in Germania erano una 70 circa, adesso sono circa 50, perché dobbiamo dire che oramai le generazioni di italiani nella società tedesca, no? E quindi anche nelle comunità. Però il desiderio di pregare nella propria lingua è sempre molto forte, anche nelle giovani generazioni. Ci sono dei ragazzi che magari faticano a parlare l'italiano, però fanno la preparazione ai sacramenti nella comunità italiana. Perché, dico io, interpretando, quello che ha a che fare con la fede, con i valori, va sentito secondo la propria cultura d'origine, secondo le proprie radici. Allora, magari in tutto usano il tedesco, ma quando devono pregare, lodare il Signore, sentono il bisogno di dirlo in italiano. Come sono queste comunità di italiani? Sono ognuno per i fatti propri? Oppure c'è un legame vi è sociale, un certo culturale? Legame. Vi è un certo legame. Ovviamente, man mano che il tempo passa, l'integrazione procede, la coesione viene un po' meno. Chiaro, all'inizio, quando arrivavano gli emigrati, gli anni 60, 70, non conoscevano la lingua, si incontravano e le comunità italiane, le missioni, come si chiamavano e si chiamano ancora, hanno avuto anche una grande funzione sociale di aggregazione. Le feste per gli italiani, il cinema per gli italiani, anche uno sportello tipo dei patronati, per così dire. Però di solito questi italiani e sono di estrazione, diciamo, bassa solitamente, sono l'emigrazione operaia. Ma gli altri italiani che
si recano in Germania o per studio o per altre ragioni, si coinvolgono in queste comunità? Molto meno, perché la persona che va in Germania per studio oppure una emigrazione di professionisti, di funzionari, cerca l'integrazione in tutto con la società tedesca e quindi lo cerca anche da un punto di vista ecclesiale. E il prete, Don Fabio, tu come, in che rapporto sei stato con la Chiesa tedesca, con i preti tedeschi? Mi sono trovato molto bene, anche se la Chiesa tedesca è molto diversa da quella italiana. Riconosco alcuni limiti che lì ci sono e da noi no, ma anche viceversa. Ho avuto davvero un ottimo rapporto. Poi a un certo punto la nostra comunità ha dovuto inserirsi in una parrocchia, quindi anch'io preso una comunità italiana, sì, quindi abbiamo collaborato come comunità delle celebrazioni comuni, ad esempio il primo venerdì era sempre bilingue in italiano e in tedesco e poi altre occasioni durante l'anno. E io personalmente ero chiamato anche a offrire un contributo nell'ambito della comunità, sostituire il parroco quando necessario e devo dire che c'è stato un legame molto bello a livello personale ma anche a livello ecclesiale, cioè noi abbiamo imparato tanto da loro. Per esempio, una programmazione per tempo. Molto cioè, per tempo. Programmare l'anno pastorale già ad aprile dell'anno precedente per noi era fantascienza. Credo che sia il carattere discriminante forse, esatto. Tra gli italiani e gli altri. Esatto, perché sì. Perché noi per programmare al massimo lo facciamo un mese prima. Ma io infatti a loro ho detto, e già noi ci sentivamo molto tedeschi, ma noi programmiamo 3 mesi per 3 mesi. E loro, no, no, portateci la settimana prossima la programmazione per il prossimo anno. Ci siamo dovuti radunare subito consiglio pastorale in grande fretta e poi ci siamo trovati così bene che gli altri anni eravamo noi a sentire questa esigenza. Quindi questo l'abbiamo imparato. Mentre i tedeschi di noi invidiavano, per esempio, il fatto che al termine della messa domenicale ci fermassimo a chiacchierare fra di noi, a stare insieme. Come ha fatto Papa Francesco. Esatto, esatto, sì, sì. Sì, sì. E lo fanno anche i parroci tedeschi, perché altrimenti però non avrebbero opportunità di parlare con le persone che subito vogliono tornare a casa. Noi pure, anche noi sacerdoti, ci fermavamo a parlare, lì a salutare le persone in chiesa, ma anche uscire fuori nel sagrato, sopportavamo bene il freddo anche in inverno. Un'ultima domanda su questa esperienza. Più o meno in che percentuale esiste la partecipazione degli italiani alla liturgia, agli incontri della comunità cristiana? Molto bassa per alcuni motivi. Tanto c'è una percentuale di italiani che frequenta le parrocchie tedesche, ma anche questa percentuale è molto bassa. Poi perché è legato al mondo della migrazione, cioè quando si lascia la propria terra, la propria cultura, c'è come un disorientamento anche nei valori. Per cui le persone magari hanno il sentimento della fede, però sentono meno il legame con la Chiesa. Chi viene, che so, da un piccolo paese, la Chiesa, le sue tradizioni, le processioni, eccetera, no? E si trova spesato in una grande città dove per andare in chiesa deve prendere il bus, la metropolitana. Allora il legame anche attena, fisico, si sì, un po' si attema. Però ho trovato tante persone che sentivano questo legame. Mi dicevano, per esempio, Don Fabio, vieni a casa, vorremmo recitare il rosario insieme. Magari persone che non frequentavano la messa domenicale, per dire che questo senso della fede persiste, anche se i modi di esprimerli sono molto diversi rispetto a come li esprimiamo noi qui in Italia. E invece c'erano dei tedeschi che si rivolgevano a te? E quando siamo stati nella parrocchia tedesca, sì. Alcuni, sì, sì, alcuni venivano, per me personalmente, o anche per frequentare la comunità. E poi a un certo punto sei rientrato in patria. Esattamente, dopo 7 anni. Sei stancato. Dopo 7 anni dovevo decidere che cosa fare da grande, cioè se deciso. Rimanere o se tornare. Sì, ho deciso, di tornare. Da grande, sì, sì. Quindi sei ormai era appena cresciuto. 3 anni fa comunque, ero già cresciuto. Sì. Sì. E pare che sia cresciuto davvero, perché leggo nei tuoi dati biografici che sei addirittura canonico della cattedrale, quindi hai il titolo anche di Monsignore. Sì. Sì, sì, questa è l'ultima. Ma non hai la divisa dei canonici? Beh, quello è l'abito corale. Ma che lo usi? Sì, sì, certamente, la domenica quando cantiamo la liturgia delle ore nel coro della cattedrale abbiamo l'abito canonicale, certamente. E siete tanti canonici. Siamo 12, è un numero 12. Fisso stabilito dallo statuto,
Quindi la domenica vi ritrovate Ci incontriamo lì in solo la domenica. cattedrale alla domenica, sì, e poi altre occasioni durante l'anno in cui o per statuto, perché ci viene richiesto, partecipiamo a delle celebrazioni. Ad esempio, adesso per Bonaria c'è stata richiesta anche la nostra partecipazione come capitolo della cattedrale. E tu sei il maestro delle cerimonie. No, il maestro delle cerimonie è Don Monsignor Alberto Pala, il parroco della cattedrale. Io sono stato eletto dagli altri canonici canonico teologo. Quindi chiamato a dare la definizione o Eh la sì. decisione nei momenti difficili. Senti, di solito la nostra trasmissione si qualifica come storie di chiamati. Il Signore che chiama per una missione in particolare, che chiama il ministero pastorale. E allora chiaramente è interessante sapere come ha avuto inizio questa storia. Ci puoi raccontare? Sì, certamente, ero al termine degli studi liceali, frequentato il liceo scientifico Michelangelo qui a Cagliari, e frequentavo la parrocchia, l'ho frequentata da sempre, fin da bambino, poi da giovane nei gruppi giovanili, anche come responsabile dei gruppi di bambini, via del movimento eucaristico giovanile in parrocchia. Poi a un certo punto è come se si fosse accesa, scoccata una scintilla, non so neanche io come, ho sentito che quella strada era la mia. Sì, Ma c'è qualcuno che è diventato strumento di questa chiamata? cioè, sicuramente i sacerdoti che erano in quel momento nella mia parrocchia, il parroco e il viceparroco, in quel momento, ma anche altri prima, ma allora c'erano parroco Don Elvio Madeddu, parroco a decimo, e viceparroco Don Giuseppe Pisano. Don Elvio Madeddu ora in pensione, Don Giuseppe Pisano è cappellano all'ospedale Santissima Trinità Esmi Rionis. E la loro azione pastorale, ma proprio la loro figura sacerdotale, è stata per me come un modello che me l'ha fatta intuire e percepire come quello che poteva essere la strada per la mia realizzazione. C'è stato un episodio occasionale, anche molto simpatico se si vuole, con Don Giuseppe, lo chiamavamo Don Beppe all'epoca. Siamo andati a visitare una suora delle Ancelle, che era stata sua insegnante alla scuola materna, all'asilo. E la suora dava a tutti del tu, a Don Giuseppe del lei, il quale le diceva: "Ma mi dia del tu, mi ha conosciuto bambino. No, no, sei un sacerdote, le devo dare del lei." A tutti dava del tu, a me ha dato del lei. E io dicevo: "Ma sorella, io sono un ragazzo, mi dia del tuo." "No, no, a lei devo dare del lei, non so perché, ma la devo dare del lei." Questa è Ti ha stata la colpito scintilla che è questo? scoccata, sì, da quel momento è cambiato tutto. E dunque cosa è venuto dopo? Dopo è venuto, beh, intanto la conclusione del liceo con la maturità, poi ho cominciato a studiare teologia subito. Sei entrato nel Non seminario? No. subito, perché nel frattempo Don Elvio, che era stato trasferito a Villa Sormia, mi ha proposto un'esperienza unica, bella, interessante. Dice: "Perché non vieni a vivere qui in parrocchia? Ci sono io, Don Giuseppe, il viceparroco, mia sorella che vive con noi, tu puoi fare parte di La famiglia, Betania. questa piccola comunità, una famiglia, vedi la vita dei sacerdotti in Davvero, diretta, è il caso di diretta. dire, ora che siamo in TV, dal vivo. Non solo l'azione pastorale, ma anche come vivono quotidianamente la quotidianità di una casa, e potrà essere utile per il tuo cammino vocazionale." Così è stato, quindi 2 anni li ho vissuto a Villa Sor, Frequentando quindi frequentando una certamente la facoltà, poi facoltà. sono entrato in seminario e ho continuato il percorso sino alle ordinazioni. È stato ordinato quando? Nel sacerdote nel 1987. Chi ti ha ordinato, Monsignor maestro? Canestri, Canestro. sì. Viceparroco E il primo incarico dove l'hai avuto? Oppure... a Santa Vendrace. E quando è che sei andato a sedere a Roma? Dopo 2 anni, Monsignor Alberti mi ha mandato a Roma a studiare. Non ti sei pentito di tutte queste No, cose? no, 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 certo. decisamente no, una vita sia formativa che ministeriale molto bella, molto varia, interessante e arricchente, certo. Senti, tu sei anche un musicista dilettante, mi hai Dilettante, per detto. diletto, Ecco, ma certo. la musica accompagna le tue giornate. Eh sì, direi di sì. Questo fin da bambino si comincia, come spesso succede ai bambini, col classico pianoforte giocattolo che si riceve,
E poi ho preso delle lezioni private, ho imparato a suonare presto il pianoforte, poi in chiesa. Ah, Suoni Beethoven, anche, Mozart, sì, mi sì. direte, la musica classica mi appassiona moltissimo, Ti ossia resta il come tempo fruitore, materiale me lo trovo anche perché è una bella valvola di sfogo suonare il rinuncia pianoforte, al mi sonno a suonare. distende. Bene, grazie Don Fabio. Lasciaci un messaggio prima di concludere. Un messaggio che vorrei lasciare, beh, Per riguarda i nostri telespettatori, certamente per tutti la noi. mia passione che è la liturgia, e siccome la liturgia è vissuta sempre come un'esperienza di spiritualità e di preghiera così profonda che ci fa sembrare di essere in paradiso, il messaggio che vorrei lasciare, che è anche un augurio, è che quando partecipiamo alla messa o a qualsiasi celebrazione liturgica ci sentiamo come in cielo perché viviamo il nostro pezzettino di cielo. Bene, grazie. E in questo cielo c'è uno spazietto anche per la nostra regia televisiva, Come no, speriamo. Senti, certo. però puoi Grazie anche richiamare un appuntamento per quanti si interessano alla liturgia, mi pare. a voi. Certamente, prossimamente per i lettori e le lettrici della nostra diocesi, non quelli istituiti ma quelli che di fatto svolgono il ministero, ci sono tre incontri di formazione, l'ultimo martedì di aprile e i primi due di maggio, il seminario arcivescovile. Chi è impegnato in questo servizio si rivolga al proprio parroco e avrà tutte le informazioni, oppure presso il sito internet della diocesi di Cagliari o dell'ufficio liturgico. Abbiamo anche la pagina Facebook, quindi siamo facilmente Bene, raggiungibili. grazie Don Fabio, di tutte queste belle cose che ci hai detto. Tanti auguri, ci lasciamo ancora una volta con i nostri telespettatori, augurando a tutti pace e bene.